dato da Gesù Cristo e dai 12 apostoli, e diventa questo albero gigantesco che oggi noi possiamo ammirare e di cui facciamo parte, che è disposto anche ad accogliere tra i suoi rami tutta l'umanità, perché Cristo è morto per tutti noi, anche se ha voluto la Chiesa come via di salvezza per tutta l'umanità. E noi come Chiesa dobbiamo saper accogliere questo invito del Signore. Tutti questi dipinti
deve affreschi non ce ne stanno qui, però ecco, ci stanno statue, ci stanno cornici, barocche, eccetera. E naturalmente queste opere d'arte non provengono da Milano, ma sono state create qui sul posto da Laurioli, per cui la tela di Sant'Alfonso Maria dei Monti è stata dipinta da Lanziano, che era un Laurioli, nel 1948, e è stata restaurata da un altro Laurioli, Giuseppe Cutella e la moglie Giosa. E stasera ci sarà anche qualche altro Lauriota che ci spiegherà che cosa vuol dire quella tela. Anna Fittipaldi, che ha studiato, poi dirà dopo in questo istituto che cosa ha studiato e che cosa è pratica e competente, però è la ragazza di Laurino che critica d'arte. E la stessa signora Pina Calcagna, che è stata professoressa, ci farà cogliere un po' la relazione tra Sant'Alfonso e poi il Ventino, perché il Ventino ha preso tanto dalla spiritualità di Sant'Alfonso. Ecco, un altro tassello artistico che appartiene a questa chiesa. Poi potete vedere, anche se stasera non le potete vedere bene, le due vetrate artistiche fatte da vetrate artistiche fiorentine, che abbiamo voluto dedicare, una a Giovanni Paolo II, perché 15 anni fa, come ieri, il 12 ottobre del 1997, ha beatificato il nostro Lentini, per cui in alto, sulla tomba del Lentini, c'è l'immagine di Giovanni Paolo II. Invece nella cappella di San Nicola in alto c'è l'immagine di Giovanni XXIII, che 50 anni fa aprì il Concilio Vaticano II. Ma oggi, vi dicevo, è iniziato anche l'anno della fine. Sulla facciata della chiesa, nella parte che voi dite innanzi alla chiesa, perché una volta la chiesa era là, noi abbiamo visto il logo della fede. Tante persone stamattina, guardando la lettera, mi hanno chiesto cosa, che significa questo logo, questo simbolo dell'anno della fede. Lo vedete tantissime volte durante quest'anno per televisione, perché è stato scelto come simbolo dell'anno della fede. Ed è bello che questo logo lo ha realizzato un giovane, non cristiano, ma un giovane musulmano, Magino, con le sue mani, senza attrezzi. Perciò ha un valore che fa venire anche la capacità artistica di questi giovani, quei nostri giovani, o che sono italiano, francese o marocchino, eccetera, hanno delle risorse, delle capacità, eccetera. Allora iniziamo questo momento con l'ascoltare per la prima volta in esclusiva l'inno della fede, cantato dal nostro cuore.
accettare il danno della fede. Dunque, quello che voi vedete sotto è una barca. La quale barca rappresenta la Chiesa. Noi abbiamo due esempi classici della barca nella Bibbia. L'arca di Noè, che salva le persone che vi sono dentro, e poi quella barca che era agitata e sbattuta dal vento sul lago di Tiberiade. Su quella barca c'erano Gesù e gli apostoli. Gli apostoli, quando si rendono conto del fare il corpo agitato, incominciano a gridare: Signore, salvaci, stiamo affondando. Gesù stava dormendo, viene svegliato dalle dita degli apostoli e dice loro: uomini di poca fede, perché avete dubitato? Perché quando c'è Cristo presente nella storia, non bisogna mai avere paura. Per cui al centro della barca c'è l'albero maestro, che ha la forma della croce. E Cristo, crocifisso, è risorto, che è presente nella storia. La barca cammina sicura, nonostante la tempesta che ci può essere nel mondo. La Chiesa cammina, nonostante le persecuzioni, le tempeste, le difficoltà che può incontrare, perché è spinta dal vento dello Spirito Santo, che fa mancare le vele. E queste vele sono un po' particolari, perché messe insieme all'alba formano il trigramma che si trova sul nostro. Sono l'iniziale di Hominorum Iesus Salvator, Gesù Salvatore del mondo. E vedete sullo sfondo il sole che, intersecandosi con queste lettere, forma l'ostio, l'Eucaristia. Per cui è Cristo che oggi è presente nella storia, nell'Eucaristia. Per cui non dobbiamo avere paura. Uomini di poca fede, perché avete avuto paura? E gli apostoli risponderanno voi: o Signore, aumenta la nostra fede. Ecco, perché la fede nostra possa aumentare mentre attraversiamo il mare in tempesta, è necessario che noi ci aggiorniamo a colui che la nostra salvezza, la croce, la quale salvezza ci è stata data attraverso la croce, ma continua a salvare l'uomo attraverso l'Eucaristia, che è la presenza completa di Cristo sulla terra. Per cui se qualcuno mi chiede che cosa abbiamo messo sulla facciata della Chiesa, adesso siete tutti maestri e in grado di spiegare. E i cristiani devono incominciare a cacciare la faccia e a dire le cose. Se qualcuno voi vedete di turbano, non sa che cosa è, non dovete guardare, dovete avvicinare me, ve lo spiego io che cos'è. È così che si comincia a testimoniare la fede, cominciando a parlare. Non dobbiamo avere paura della nostra fede, non ci dobbiamo vergognare, perché il mondo è in tempesta e sulla barca che è la Chiesa c'è la possibilità della salvezza, e anche dove noi dobbiamo offrire la salvezza. Primo momento, incominciamo il secondo momento con dei canti un po' particolari che possono anche meravigliare, perché sono canti scritti da Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Noi dobbiamo adesso spiegarvi l'estate, e questi canti lui li ha scritti perché, vivendo in un periodo un po' particolare, la fine del 600 e tutto quasi il 700, si trovava anche con gente dei nostri paesi che non andavano a scuola, che erano ignoranti. E allora lui concluse dei canti molto semplici,
come melodia, che noi cantiamo, però non sappiamo chi sono di questo grande santo. Per cui ascoltiamo il primo di questi canti e poi sarà il professore a questo punto a dirigere il resto. Tu scendi dalle strade di Sant'Alfonso Maria di Dio. Supporto solitamente in canapa,
specifico la tela di una erano anziani e quindi non di una tela di erano. Quindi gli strati pittorici, andiamo avanti. Ecco. Lo strato preparatorio tra la tela e la pittura che si vede, lo strato preparatorio a base solitamente di gesso e colla o gesso e olio o gesso e pigmenti e olio, serve a proteggere la tela dalla pittura, e la pellicola pittorica che si vede a olio in questo caso, ma può essere anche a tinta, è lo strato finale trasparente, che è lo strato di verniciatura, serve a proteggere il dipinto. Ora il restauratore può intervenire su tutti e cinque gli elementi che compongono l'opera oppure soltanto su alcuni di essi, qualora l'opera non dovesse gravi problematiche, allora si interviene solo su determinati punti e non su altri. Questo perché uno dei principi fondamentali del restauro consiste nell'intervento minimo, cioè intervenire solo dove c'è bisogno. Gli altri sono la reversibilità dell'intervento e l'intervento e la riconoscibilità. Nel caso della tela di Maria Valenziana siamo voluti intervenire su tutti e cinque gli elementi, perché lo stato di conservazione della tela era tale da costringerci letteralmente a mettere mano su tutti e cinque gli elementi: il telaio, la tela, lo strato preparatorio, la pellicola vittoria e la verniciatura finale. Questo perché? Perché il luogo dove è conservato è conservato dove è stata collocata per anni la chiesa, la cappella di San Nicola, nello specifico l'edicola dove è inserita, presentava grossi problemi di umidità. Umidità quindi acqua in tutti i suoi stati, e praticamente l'umidità è la principale, è una delle principali, se non la principale causa di degrado dei dipinti in genere, e nello specifico dei dipinti su tela, perché l'umidità d'acqua interagisce chimicamente con i materiali di cui l'opera si costituisce e praticamente la degrada. Infatti, partendo sempre dal telaio, il telaio presentava problemi di fessurazioni, di lacune, ma anche di gravissimo problema di biodeterioramento, attacco di funghi, quindi diverse colonie di funghi, muffe, tanto per intenderci, e anche diversi forme di sfarfallamento causati da varie specie di insetti xilofagi, tanto per intenderci anche in Italia. La tela invece di supporto presentava problemi quali lacerazioni, soprattutto in corrispondenza del lato sinistro, lacune lame un po' diffuse su tutta la superficie, ma soprattutto un grande fenomeno di depolimerizzazione, cioè l'umidità reagendo con i materiali della tela ha fatto sì che questa si degradasse e al tratto si polverizzasse. Perché? Perché essendo la tela attaccata a diverse colonie fungine, i funghi, le muffe si nutrono dei materiali di cui l'opera è costituita e se ne nutrono. Se ne nutrono e quindi stanno letteralmente divorando. Stato preparatorio e la pittorica di conseguenza, perché lo stato pittorico, lo stato di conservazione dello stato pittorico è strettamente legato allo stato di conservazione del supporto, per cui se il supporto sta conservando si conserverà male anche la pellicola pittorica. E la pellicola pittorica andava si vede, ecco, presentava gravissimi problemi, tecnicamente si chiamano craterasca della luna, cioè praticamente spaccature con sollevamenti della pellicola pittorica a forma di scodella e quindi distacco della pittura dal supporto, distacco della pittura dal supporto. Ecco, questa è tutta la pellicola pittorica distaccata dal supporto e la quasi totalità del dipinto presentava queste problematiche. Possiamo andare avanti. Questa è la lacerazione sul lato sinistro della tela. Queste sono altre foto, purtroppo non rendono bene lo stato di conservazione iniziale, questa è la lacuna, perché la pittura si solleva, si stacca. Ecco, fermiamoci qui.
Quindi il primo intervento, per evitare ulteriori danni alla vittoria, l'intervento di restauratore, è consistito nella pennatura della protezione della pellicola pittorica con un carta giapponese e un adesivo altamente compatibile con la pittura, quindi con mia moglie che è restauratrice. E terminata, perché la terra non poteva essere trasportata, terminata questa operazione, ecco questo segreto della terra, quello che vedete, il bianco e gli scuri sono le varie specie fungine presenti. Terminato, trasportato il laboratorio Matera, abbiamo provveduto con la disinfezione con un biocida ampio spettro. Al fondo di essere specie abbiamo utilizzato un biocida ampio spettro in modo tale che uccidesse tutte le specie presenti. Quindi disinfezione, disinfettato il dipinto, abbiamo lavorato sul vento, non ci sono ovviamente tutte le foto. Terminato la situazione, abbiamo costruito e consolidato la tela originale con adesivi ovviamente compatibili e importante, allorché diciamo non attaccabili in futuro da parte di specie fungine. Quindi qualora la cappella non dovesse rappresentare problemi di umidità, la tela rimarrà in futuro. Questi sono i risarcimenti della cura e del supporto fatti con una tela di vino della stessa densità dell'originale. Tutte e tre la cura della tela sono state esercite e quindi successivamente sono state fissate con degli adesivi speciali. Terminata questa operazione, abbiamo proceduto con la fotografia della tela originale. La fotografia consiste nel far avere una tela nuova, sempre simile per trama, densità e caratteristiche chimico-fisiche alla tela originale, fare vedere nuova alla tela antica, perché la tela antica ormai compromessa dal punto di vista fisico non era più in grado di svolgere la funzione per la quale era stata utilizzata e quindi i danni che abbiamo visto prima. E questa operazione si chiama nel restauro foderato della lesione una tela nuova alla tela antica. Questa è la tela nuova, ovviamente opportunamente preparata e affrettata e così via. L'incollaggio della tela ovviamente protetta con la carta giapponese alla tela nuova. Andiamo avanti. Ecco, questa è una delle fasi più delicate dell'intervento di restauro. È la cultura chimico-fisica della pellicola pittorica, quindi la rimozione di tutte le sostanze aggiunte nel corso degli anni e anche in particolare nella rimozione del vecchio strato di vernice, olio resinoso ormai ossidato, ormai rovinato, e tra l'altro anche con questa colorazione brunastra che impediva una corretta funzione dell'opera, una corretta lettura dei colori anche delle immagini. Quindi è stata rimossa con dei supplenti chimici specifici e potete vedere come è orizzontale la separazione tra la parte alta, pulita, e la parte bassa invece ancora con queste sostanze soprammesse. Terminato l'intervento di pulitura, è stata la tela che era stata svincolata dal telaio originale, rimosso perché ovviamente è stata montata su un nuovo telaio in legno massello ad espansione, espansione automatica, perché i telai fissi non possono ingrandirsi, per intenderci, in altezza e in larghezza non vanno bene, e quindi è stato sostituito con questo telaio che automaticamente, nel momento in cui la tela tenderà ad allentarsi, il telaio la riporterà alla sua tensione. Ecco, terminato l'intervento, questo è già l'intervento estetico, quindi di stuccatura con gesso di coniglia e con l'animale, di tutte le lacune della pellicola pittorica.
alla relativa natura, la reintegrazione storica con gli alcuni che sono classici del restauro, assolutamente reversibili, in qualsiasi momento la reintegrazione può essere rimossa, ma tutto l'intervento è reversibile. Un poco l'integrazione pittorica, la verniciatura finale, quindi la protezione della pellicola pittorica e anche dell'intervento di restauro finale, con una vernice speciale, nel senso che la reintegrazione pittorica è la verniciatura e ci ha tenuto a far conchiesa, forse abbiamo anche disturbato con questo, mi scuso con Vincenzo, perché avevamo notato che l'edicola dove è collocata la dipinto su tela di Mariano Anziani subisce durante l'arco della giornata il cosiddetto irraggiamento diretto, cioè dalla finestra di fronte entra il sole, emerge il sole e gli ultravioletti, così come fanno male alla nostra pelle, fanno male anche ai materiali di cui l'opera d'arte si costituisce. Di conseguenza, dopo aver studiato un po' l'andamento del sole, abbiamo deciso di utilizzare una vernice in grado di schermare gli ultravioletti, di far passare la luce solamente, ma di schermare gli ultravioletti miscelata e attribuita al piano di colore, che non so credere. Ecco, questo è il lavoro finito, sono abbastanza soddisfatto, fronte e retro. E quindi la ricollocazione. Angeliche e dal messo che può vedere il suo correttino. La tela è stata realizzata
sottolineare come fondamentalmente importante è il gesto che egli compie. Infatti il suo modo particolare di mettere le mani è un gesto che indica la devozione, la preghiera, e al tempo stesso indica l'umiltà, la benevolenza con la quale il santo fa questo gesto. Ovviamente egli è raffigurato inginocchiato mentre si rivolge in preghiera nei confronti del Sacro Cuore di Gesù del Cristo. In particolare, un'altra cosa che bisogna notare è il fatto che Sant'Alfonso ha lo sguardo rivolto al di fuori della tela, nei confronti dello spettatore. Questo è un espediente pittorico che l'artista utilizza per coinvolgere direttamente l'osservatore. Attraverso questo particolare, è come se Sant'Alfonso ci stesse invitando a renderci partecipi della sua preghiera, ci invita a pregare con lui il cuore di Cristo, ci rende partecipi appunto di quella che è la sua azione. Diciamo che a sottolineare il fatto stesso che Sant'Alfonso fosse stato vescovo e pittore della Chiesa, lo fanno i due angeli che stanno nell'arte del santo, i quali reggono quelli che vengono chiamati gli attributi tipici del santo e che aiutano anche a la chiara, che è il classico complicato vescovile, e il bastone pastorale, che è un altro classico attributo del vescovo. Diciamo che Mariano Lanzani è stato anche molto attento nella figura del santo con le vesti tipiche dei redentoristi, un ordine fondato dallo stesso Sant'Alfonso nel 1700. Ovviamente nella parte superiore della tela è raffigurata la parte che vogliono definire sacra, tant'è vero che l'artista ha dipinto diverse figure angeliche, come i cherubini, che si caratterizzano per essere delle teste di pippo solamente con le ali, i puntini, che sono invece i più famosi angeli bambini, ne ha dipinti due. Di particolare importanza è questo puntino che guarda nei confronti del Cristo e che soprattutto fa un altro gesto importante, spalanca le mani. Questo gesto, questo di allargare le braccia, è un gesto che indica adorazione nei confronti dell'oggetto che si guarda. Abbiamo inoltre un serafino, che è un angelo più adulto, che è raffigurato con le mani giunte in preghiera, mentre invece volge lo sguardo verso Sant'Alfonso. Diciamo che la protagonista santa della tela è senz'altro più Gesù che fosse il suo Sacro Cuore. Infatti la parte superiore della tela rispetto a quella inferiore è molto più luminosa, perché la luce che caratterizza la parte superiore è radiata proprio dal cuore di Cristo. Io ricordo che è il Sacro Cuore che si circondato da una croce e dal quale escono fascicoli di luce. Va sottolineato anche come l'artista ha potuto, attraverso la raffigurazione, sottolineare il rapporto esistente tra Sant'Alfonso e Cristo. Infatti tutta la raffigurazione della tela segue un andamento diagonale che si sviluppa proprio da Sant'Alfonso a Cristo. Questo perché Sant'Alfonso era molto devoto al Sacro Cuore di tant'è che infatti egli durante la sua vita scrisse anche una novena dedicata proprio al Sacro Cuore di Gesù, dalla quale ho estrapolato alcune frasi. Si leggono bene. Ad esempio, la devozione di tutte le devozioni e l'amore a Gesù Cristo, compensare spesso all'amore che ci ha portato e ci porta a questa amabile redentore. Oppure, l'amore a Gesù Cristo deve essere la principale, anzi l'unica devozione di un cristiano. Va sottolineato inoltre, a livello proprio di composizione della tela, che l'artista ha diviso la tela in due parti, una parte superiore e una parte inferiore. Per sottolineare questa differenziazione, dovuta anche al fatto che nella parte inferiore ci è raffigurato qualcosa che è legato alla realtà, mentre nella parte superiore abbiamo la raffigurazione del sacro divino, ha anche conferito un maggiore movimento alla parte superiore, movimento dato dalla moltitudine di figure che troviamo nella parte superiore, anche dai tanti gesti che queste compiono, mentre invece la parte inferiore è più statica, tant'è vero che lo stesso Sant'Alfonso sembra quasi bloccato in una scomoda posa, che forse allusione alla vita deformante della quale il santo soffriva. Inoltre, per differenziare le due parti della tela, l'artista ha usato anche un contrasto mistico diverso. Infatti la parte inferiore si caratterizza per l'utilizzo di colori più
sulla parte superiore e profusa dalla luce, la luce ovviamente è la gamba alzata, in particolare dal cuore di Cristo. La tela risulta inoltre caratterizzata da pochi elementi architettonici, infatti abbiamo solamente un pavimento in costruttiva e il leggio sul quale è appoggiato Sant'Alfonso a pregare, quindi lo scenario è piuttosto umile, povero, strano, proprio perché l'artista voleva conferire attenzione solamente a Sant'Alfonso, a quello che era l'oggetto della sua defunzione, appunto il Cristo e il cuore di Cristo. La tela è firmata e datata, insieme ai tavoli anziani del 1948, ed inoltre volevo in ultimo sottolineare come c'è un motivo particolare per il quale esiste una tela dedicata a Sant'Alfonso nella chiesa madre di San Nicola di Bari. Infatti la Basilicata negli anni è stata molto ricorda la figura di questo santo. In particolar modo, secondo alcune fonti, pare che questa tela fosse la copia di un'altra realizzata precedentemente nel 1800. Infatti, nel 1800, quando era vescovo il Monsignor Lauzio, pare che lo stesso vescovo, molto devoto a Sant'Alfonso, anche perché il stesso redentore è stato un membro dell'ordine fondato dallo stesso Sant'Alfonso, avesse spesso la volontà di avere e inoltre lo stesso Sant'Alfonso si è battuto in vita finché all'ordine particolare all'inferiore nell'ex convento di San Bernardino, ora con quello della Immacolata, venisse fondata una casa dei turisti. Purtroppo però per quanto iniziarono le trattative, queste trattative si bloccarono a causa della morte del Monsignor Lauzio. Però è attestata comunque quasi in varie zone della basilicata, soprattutto nella provincia di Potenza, l'attività dell'edentorista e l'attività dello stesso Sant'Alfonso, perché la prima missione fatta da Sant'Alfonso quando venne ordinato sacerdote fu proprio fatto in Basilicata, a Campania in particolar modo. Quindi diciamo la Basilicata è molto devota a Sant'Alfonso, in particolar modo anche esiste anche un collegamento tra la figura di Sant'Alfonso e la figura del Beato dei Corentini. Il rapporto esistente tra i due non è un rapporto da intendersi in senso personale, in quanto abbiamo dovuto conoscere di persona Sant'Alfonso, perché quando Sant'Alfonso è venuto in Basilicata il padre era molto piccolo, aveva solamente 16 anni. Però sicuramente nelle prediche del Beato, nell'operato del Beato, è possibile riscontrare l'influsso di quella che è la spiritualità cristiana. Quindi esiste un rapporto più spirituale, dottrinale fra i due. E quindi non è un caso se nella chiesa madre di San Nicola esiste una terra con raffigurato Sant'Alfonso Maria di Santo è stato molto importante per la Basilicata e anche per la mia, di conseguenza per il Beato Domenico Lentini per la sua promozione. Thank you.
Papa Giovanni si affacciava alla loggia centrale della Basilica di San Pietro per salutare una folla straripante con un improvvisato discorso, l'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II. Chi non ricorda, per averlo vissuto personalmente o per averne sentito parlare, quel famoso discorso in cui anche la Luna viene chiamata a testimoniare un evento che avrebbe cambiato la storia della Chiesa? È una circostanza del tutto eccezionale, di grazia per lei, celebrare oggi, nella stessa data, anche l'inaugurazione dell'anno della fede e i 15 anni dalla beatificazione degli antichi. Il nostro padre, Don Vincenzo Iacovino, ha voluto sottolineare questi eventi con alcuni segni, tra cui il restauro della tela di Sant'Alfonso, magistralmente restaurata dal dottor Giuseppe Tutte e brillantemente illustrata dalla dottoressa Annalisa Fittipaldi. Restauro che restituisce prestigio e dignità ad un'opera che, fosse offuscata dalla maestosità della statua del nostro bel San Nicola, è rimasta finora sconosciuta, almeno ai più giovani. Nel 1787, quando Sant'Alfonso moriva a 91 anni, era nato nel 1796, il Lentini aveva 17 anni. E questa l'epoca dei grandi spiriti mistici, che intendevano scuotere l'indifferenza religiosa, per non dire la miscredenza e l'ascetismo, e l'ateismo diffusi dalle ideologie comunistiche. Prediche appassionate, atteggiamenti ascetici che culminavano talvolta con l'estasi, volevano richiamare il popolo ai valori eterni per la salvezza dell'anima. Non sappiamo se Lentina abbia conosciuto gli scritti dei suoi contemporanei, San Leonardo da Porto Maurizio o San Paolo della Croce, ma è certo che ha conosciuto i trattati di Sant'Alfonso Maria di Liguori, fondatore di vari redentoristi, che rappresenta il più importante mistico in terra meridionale del Settecento, la cui teologia morale ebbe una formidabile influenza non solo nel Meridione, ma in Italia e in Europa. La sua tensione all'interiorità, la sua visione etico-morale, i continui richiami alla morte, l'orrore per il peccato, la fiducia nella salvezza per chi si affida a Dio con la preghiera, lo avvicinano al nostro beato, come si evince dalle prediche. Per pura coincidenza, anche Benedetto XVI, 3 giorni fa, in apertura del Sinodo Mondiale dei Vescovi, ha dato un ruolo prioritario alla preghiera. Ed è su questo tema, nell'anno della fede, che voglio fermare l'attenzione, essendo la preghiera lo strumento più efficace per parlare con Dio per chi ha il dono della fede, perché sa di essere ascoltato e di non sentirsi solo. La tiepidità va vinta con la preghiera. Se sentiamo freddo d'amore, perché non ci accostiamo a Dio che si chiama fuoco consumatore? Scrive Sant'Alfonso. Egli non si stanca di credere che l'uomo non soddisferà mai le sue necessità se non avrà chiesto a Dio l'aiuto per aprire. La salvezza è nella preghiera. Chi prega certamente si salva, chi non prega certamente si danna, scrive Santo. Il lettore è avvertito, ma al tempo stesso condotto sui sentieri della speranza. Fuggite il peccato e così vi salverete, perché se l'uomo ha perduto la grazia, Cristo non ha perduto la potenza di restituirsi all'uomo. Vengono in mente alcuni passi negli scritti del Lentini. Torna, torna al tuo pastore, pecorella smarrita. Colomba, torna al tuo nido. Figlio, torna al tuo padre. Sposa, vieni al tuo sposo. Creatura, vieni al creatore. Non ti spaventare di tuo peccato. Ecco qui un mare di sangue per affogarmi tutti. Vieni e t'accoglierà con dolcezza. E poi ancora la stupenda pagina della predica sulla misericordia, in cui incoraggia il peccatore ad avvicinarsi a quel Cristo sofferente che sta con le braccia aperte per abbracciare, con le labbra chiuse per non rimproverare, col capo chino per baciare.
col cuore aperto per nascondere e che aspetta affannoso sulla croce, più addolorato per la lontananza dei suoi figli che per i suoi sforzi. La salvezza è nell'amore. Amore, scrive Sant'Alfonso, solamente di certo di amore e spero di cercarvi sempre, finché, morendo nel nostro amore, io giunga al regno dell'amore dove, senza più domandarlo, sarò pieno d'amore. Alla mistica alfonziana si ispirerà San Gerardo Majella, che con le sue lettere piene di slancio mistico, anche se uno stile piuttosto dimesso, non lo so direi, perché non era un uomo di cultura. E poi sulla scia della mistica meridionale troviamo il potentino missionario San Giustino de Jacobis, troviamo Sant'Annibale di Francia, messinese, e poi più vicino a noi Bartolomeo e San Pio di Pietrelcina. Fa che illuminati dal suo esempio, progettiamo
meditiamo sulle ombre del Signore fino a che si formi in noi l'uomo perfetto nella misura piena della statura di Cristo. Donaci di annunciare in parole opere il tuo Vangelo, non esitando a dare anche a vita. Rendici lieti di portare la luce di ogni giorno nel servizio di te e dei fratelli. Fa che, impegnandoci a edificare la città terrena per la ricchezza dello Spirito di Cristo, teniamo fisso lo sguardo alla città futura, dove il tuo Padre ci accoglierai nella gloria del tuo Figlio. Egli vi regna nei secoli dei secoli. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discendano su di voi e con voi rimangano sempre. Amen. Vi ringrazio, ci vediamo.